Questa è la 17ª festa dell'uva a Solopaca, in provincia di Benevento. Stanno sfilando i gonfaloni di Solopaca, di Frasso Telesino, Cerreto Sannita, San Lorenzello, Guardia San Pramonti. La festa dell'uva a Solopaca ha radici molto profonde, si riallaccia alla festa della Madonna Addolorata, che era una statua fatta tutta di uva, di chicchi neri. In questo momento stanno passando gli sbandieratori di Cava dei Tirreni, i quali con i loro costumi danno un tocco di antichità alla manifestazione. Naturalmente potete ogni tanto vedere la loro bravura e quindi apprezzare tutti i giochi che fanno con le bandiere. Saluti naturalmente anche agli amici sbandieratori di Cava dei Tirreni. L'economia di Solopaca, come ben sapete, è basata tutta sull'uva e sul vino. È presente qui a Solopaca una cantina sociale con 588 soci che lavora mediamente 150.000 quintali di uva, da cui viene prodotto un ottimo vino DOC, sia bianco che rosso. Ultimamente hanno fatto il loro ingresso nei vini di Solopaca anche la Falanchina e lo Spumante. Il vino è stato sempre un elemento economico, diciamo, e anche culturale del paese, e sul vino sono riposte le speranze dell'economia solopachese. Il vino di Solopaca è venduto anche all'estero, in Germania, in Venezuela, addirittura anche in Giappone, nelle Americhe. È un vino molto conosciuto. Mi diceva un anziano che nel 42, quando faceva il militare a Udine, perché per lui Udine era molto lontano, nelle cantine vedeva scritto il nome del vino di Solopaca. Allora non c'era la televisione, e non c'era la radio, non c'erano gli spot pubblicitari. Ecco, cominciano ad apparire i pali, ecco quello di Solopaca, e adesso potete notare la sfilata di una serie di figuranti, cavaliere, dami e paggetti, che danno anche loro un tocco di antichità. Questo è il rione Piante. Notate come sono bellissimi questi costumi, colori molto delicati. Potete apprezzare una bellissima gioventù. Si sono infiltrati anche degli adulti, ma comunque fanno pure loro la bella figura. Rione Piante e naturalmente il rione Cioso. In questo momento sta sfilando il rione Cioso, tra poco passerà il rione di via Risorgimento. Il rione di Corso Cusani, perché come avete potuto notare Solopaca è divisa in rioni. Adesso vedete il rione pure Poenzio, è divisa in rione e ogni rione prepara un carro. È difficile stabilire cosa spinge questi amici a costruire i carri ed incollare questi chicchi piccolissimi di uva bianca e nera uno ad uno. In un metro quadrato ci sono oltre 5.000 chicchi in un metro quadrato di carro.
Ecco, adesso stiamo vedendo un giovane cavaliere in armatura che si presenta a salutare. La castellana. Gesti di altri tempi. Certo, il cavaliere con quell'armatura ha avuto il suo da fare per muoversi, ma era stata ben oliata prima, credetemi. Vediamo ancora qui i figuranti. Questo è il rione di San Martino. Vedete come sono belli questi colori, come sono vivaci. Verde, azzurro, giallo, tante sfumature. Questo è il rione Castello. I rioni, dicevo, i rioni. Sono una realtà, diciamo, culturale del paese e da un anno all'altro lavora per ideare insieme al comitato organizzatore i carri. Naturalmente il discorso ruota sempre intorno al vino. E al vino sono abbinati tanti prodotti culinari che potete apprezzare negli stand. Questo è Via Roma, è un rione abbastanza attivo, è sempre presente, anzi a Via Roma vi invitiamo a visitare la mostra della cultura contadina. Questa è Via Bebbiana. Via Bebbiana pure partecipa da parecchi anni attivamente alla preparazione dei carri, con carri di ottima fattura. Dobbiamo dire che quest'anno veramente ve ne accorgerete che il livello della preparazione dei carri è ottimo. È scomparsa l'iniziale grossolanità. Ormai tutti i maestri carraioli si possono fregiare di questo titolo di maestri, perché sono veramente bravi, sono bravissimi a curare tutti i particolari. Adesso vedete un signore che cammina sui tramboli, un signore molto, molto abile, che saluta i bambini, anche lui. Con questa sua altezza fa parte della favola, della fiaba. Pluto, il quale beve del vino di Solopaca, invitando tutti a bere il vino perché l'uomo è ciò che beve. Il bello di questo pannello, di questo carro, è che i chicchi sono tutti al naturale e le sfumature di colore sono, ad eccezione della parte posteriore, dove si è dovuto privilegiare un colore particolare per presentare i bassotti che adesso state vedendo, i bassotti che hanno rubato e stanno perdendo nella fuga i biglietti della lotteria di Solopaca. E a proposito dei biglietti, vi invitiamo a comprarli. Ecco il secondo carro inquadrato, con il numero 2. Rappresenta Solopacalandia, un carro senza particolare significato allegorico, ma un carro molto delicato e gioioso, che rappresenta un parco di divertimenti in miniatura, tirato da una locomotiva che sbuffa. E naturalmente in questo parco di divertimenti potete ammirare tutti i giochi che sono presenti in un parco, una Disneyland in miniatura. C'è la giostra, c'è la ruota, c'è il trenino. Ecco, questa è una giostra che ruota,
un veliero che si muove in uno specchio d'acqua, un trenino. Ecco, adesso vedete una visione complessiva. Ecco il trenino in movimento, migliaia di chicchi di uva bianca e nera sono state utilizzate per preparare questo carro, preparato dall'Officina Carraiola il Torchio. Mi vorrei far soffermare sul fatto di come i trattori, che sono un mezzo di lavoro, per favore, e di produzione, e vengono utilizzati per creare i movimenti dei carri. Addirittura questo trattore, oltre a creare il movimento, è stato truccato da locomotiva. Vedete ancora alcuni aspetti complessivi di Solopacalandia, preparata dal rione Piande. Riparte il carro, mentre tutti i presenti ammirano i movimenti, vedete come sono sincronizzati, e il tutto è provocato dal trattore, dal movimento del trattore. Bravi questi amici del rione Piante. C'è anche una mongolfiera che sale e scende. Adesso stiamo ripigliando una giovanissima figurante che fa parte della fiaba, vestita da Biancaneve. Biancaneve e i sette nani è un carro, dicevo, preparato dal rione Castello. Filippo è un amico che non manca mai agli appuntamenti e ha delle idee originali che porta sempre a termine ed è sempre presente. Vedete, c'è la casetta dei nani con Biancaneve, e i nani, mi faceva notare Filippo, sono fatti di un particolare materiale che modificano colorazione a seconda della temperatura, a seconda che la temperatura sia alta o sia bassa. All'interno potete vedere la stanza da letto in cui dormono i nani e la stanza, diciamo, da pranzo, con il tavolo, con tanti piccoli oggetti che si usano in cucina, tutti preparati dai preparatori del carro con puntigliosità e con precisione. Un lavoro molto, molto delicato e molto preciso, che sicuramente sta facendo la gioia dei bambini. Oggi la nostra strega cattiva è l'economia e la mancanza di lavoro, ma verrà anche il turno di Berlusconi in qualche carro e parleremo anche di lui. Ecco ancora i particolari. Questa è la strega che porta le mele, vedete, le mele avvelenate. Bravo Filippo, e arrivederci all'anno prossimo. Ecco Peter Pan introduce il quarto carro, quello preparato dal rione C82, dal titolo Peter Pan. Qui c'è un significato allegorico nel carro. Vedete che bellissimo veliero che porta nella prua un,
una grossa bottiglia, un bottiglione di vino. Qui capita, scusate, capitano Uncino aveva rubato questa grossa bottiglia di vino e Peter Pan cerca di recuperarla e ci riuscirà, e ci riuscirà. Vedete come questo veliero, che è un tre alberi, non vorrei sbagliarmi, è un veliero veramente, ecco, serio. Abbiamo Alfonso, quante ore di lavoro ci sono state qui per preparare? Parecchie. Hai incontrato delle difficoltà? Tutte le difficoltà. Le hai superate tutte, naturalmente, perché il veliero è bellissimo e si muove. Grazie. Complimenti, Alfonso. Alfonso è un artigiano del ferro, ma comunque, come si vede, sa lavorare anche il legno, perché chi è artigiano, chi è artista, lo è sempre. Dicevo, un carro bellissimo, curato in tutti i particolari. Io non so dirvi come si chiamano tutte queste piccole parti. Vedete come le fune sono intrecciate, le armi. Riparte il veliero con il suo caratteristico dondolio di navigazione e ringraziamo anche il rione Ceuzo 2. Un altro figurante, due figuranti simpatici vestiti da clown, i clown che reclamano attenzione, vorrebbero un trattore perché non ce la fanno, ecco, non ce la fanno, però il primo sembra che fa da trattore, il secondo fa da carro, se abbiamo capito. Bravi, simpatici questi due personaggi. Ecco il rione Capriglia, la bottega allestitrice del rione Capriglia, che si presenta con il quinto carro, Topo Gigio in concerto. Bellissimo e delicato questo carro. Vedete sotto la cassa armonica Topo Gigio dirige un'orchestra di simpaticissimi animali che suonano e cantano. C'è la batteria, alla batteria c'è la giraffa, e poi c'è un sassofonista, un rospo, una rana, e il pianoforte, vedete quel pianoforte, è un pianoforte preparato a mano dagli amici di Capriglia. Il movimento rotatorio è sostenuto da una simpaticissima musichetta. Vedete come è curato in tutti i particolari, come l'alternanza dell'uva bianca e nera produce i gradini di accesso alla cassa armonica. Pasquale, complimenti per il carro, bellissimo, molto. Grazie. Delicato. Grazie. Avete lavorato parecchio? Molto tempo, veramente. Siete soddisfatti? Certo, perché l'abbiamo curato nei minimi particolari. Complimenti, arrivederci all'anno prossimo. Riappare un altro carro, il sesto di via Risorgimento, che titola Cenerentola. I colori sono proprio i colori di favola. Vedete quel castello come è vivace e colorato. Nella carrozza, ecco, fra poco vedrete apparire una bellissima Cenerentola. Eccola qua, questa bella Cenerentola che mi sembra stia scappando dal castello del principe e lungo la scala ha perduto la scarpetta che poi il cui numero la farà ritrovare dal principe. Una storia che incanta da parecchio tempo. Ecco la scarpetta, si vede ancora la carrozza
con Cenerentola. È un sogno, è un sogno che si realizza. Io vi auguro che tutti i vostri sogni, quelli di oggi, si realizzino. Ecco il particolare della scala, della scarpetta adagiata sul cuscino. Dolcissima questa Cenerentola. I carri, ripeto, rimarranno tutta la giornata di oggi fino al 15 lungo il corso Cusano. Questo è il corso lungo il quale sta scorrendo il carro, sarebbe la strada principale del paese, ecco, per chiarire. Gatto Silvestro. La Polisportiva di Solopaca è un'associazione che è presente da un po' di tempo e che si preoccupa di indirizzare i ragazzi nelle attività sportive e ci sta riuscendo in pieno. E la Polisportiva è presente con la preparazione di questo carro. È un personaggio dei cartoni animati. Ecco qua la padrona, questa simpatica signorinella che è la padrona del canarino Titti, che cerca sempre di scappare dalle grinfie del gatto Silvestro, che vedete è armato di un forchettone, e poi nell'altra mano ha un bicchiere di vino. Non si capisce bene se rinuncia al canarino oppure beve il vino per diventare più veloce, per afferrare il canarino. Anche questo è un carro simpatico. Ecco, vedete il canarino Titti che dice: mi è sembrato di vedere un gatto, usando al posto della R la L. Questo gatto Silvestro è in continua lotta e che non riesce mai a mangiare questo canarino. Anche questo carro è un carro molto simpatico. Qui vedete un aspetto della bottiglia con la nuova etichetta del vino di Solopaca, perché le bottiglie di vino di Solopaca hanno un nuovo look. Le etichette sono cambiate e sono molto molto belle e presentano aspetti di vita contadini della raccolta dell'uva, della vendemmia quindi, e della produzione del vino. Sono fiabe e sono degli scritti secondo me da raccogliere, perché sono delle fiabe rivisitate ed inedite. Ecco, dicevo, il carro numero 8 preparato da San Mauro, la favola di Alavino. Il genio della lampada in questo momento, state vedendo il genio della lampada, il tesoro racchiuso in un forziere. Ecco, adesso vedete Alavino. In effetti Alavino rifiutò le offerte, perché volevano il vino in cambio di ricchezze, di castelli, e scelse la dignità e la magia della sua virtù per rendere felici e contente generazioni di uomini e donne con il plauso degli dèi, che non disdegnavano mai una bella coppa di DOC di Solopaca. Il succo è questo: preferire il vino alle ricchezze. Il carro è bellissimo, curato in tutti i particolari. Vedete quanta chicchi di uva ci sono voluti per ricoprire il genio, il castello.
vedete l'architettura di tipo orientale del castello. Si presenta alla vostra attenzione adesso il carro preparato da Via Procusi, Cappuccetto Rosso, ecco, subito si vede il lupo, il personaggio di questa favola già è stato inquadrato. Ecco, si vede Cappuccetto Rosso. Bada Cappuccetto Rosso al lupo nel bosco, se la bestia vuoi ammanzire, vino rosso devi offrire. Quindi per calmare il lupo bisogna dare del vino. E il vino, da quanto è sorto nella storia dell'uomo, è stato il primo e continua ad essere il primo tranquillante naturale. Quando avete qualche problema, non pigliate pillole o per dormire o per distrarvi, pigliate qualche buon bicchiere di vino che vi aumenta il tono, l'umore e non vi fa male. Ecco, quel signore è Berlusconi con la sua sciarpa bianca su questa bicicletta di epoca, e dietro c'è Minnie e Topolino sul trono. Qui in effetti c'è un gioco di parole, e ve lo dobbiamo spiegare un poco, se no non riuscite a capire. Se Minnie e Topolino ha in mano del miglio, e poi c'è un attrezzo che in dialetto si chiama uvillo, praticamente un battitore con il quale si facevano uscire i semi dal grano, in effetti. Allora Topolino scogna il miglio e Minnie lo accompagna a suon della pivetta. Qui c'è il gioco di parole, scognamiglio, pivetta. E al cavaliere dicono: hai voluto la bicicletta e adesso pedala. Mentre si avvicina velocemente il carro successivo, vedete qui dei personaggi di Walt Disney, Leone Graziani. Ecco, vedete già Paperino, il famoso personaggio di Walt Disney, che cerca di mettere in moto la sua macchinina. Questa macchina è quella che è apparsa su Rai 1 mattina e che è stata portata dagli amici di Solopaga per un assaggio del modo in cui lavorano i solopaghesi e i maestri Carraioli. E con la sua macchinina cerca, con una fune, dopo aver agganciato il deposito, di portar via il deposito, e naturalmente non ci riesce, e l'eterna lotta fra il povero e il ricco, fra il potente e chi non ha potere. È una storia antica, però gli amici che hanno proposto il carro si augurano che in futuro i problemi si risolvano e questa fune non si spezza. Paperino, insomma, ci riprova sempre. Vedete la raffinatezza della lavorazione, come i chicchi, state vedendo il deposito di Paperone, vedete come si muove e difende con il suo bastoncino, cerca di allontanare Paperino che cerca di portare via i soldi dal deposito, anzi addirittura di trascinarsi il deposito. Lì sul deposito è possibile vedere un'antenna parabolica, anche qui c'è un'allusione
alla situazione del momento, e ci sono degli schermi televisivi. Il deposito sta a significare l'informazione ed il tentativo di impossessarsi dell'informazione da parte di chi non si sa, oppure lo sapete, se leggete i giornali. Vedete, dietro ci sono, oltre alle tre reti, anche la rete RAI. La rete RAI sta apparendo sullo schermo un topolino, un ragazzino vestito da topolino. Il carro dei Graziani che è passato si chiamava La difesa dell'impero. Ecco l'Arci, la bottega dell'Arci Giovani, ed è il carro numero 12, che titola Il miracolo di Eta Beta. Cerchiamo di capire che miracolo ha fatto questo Eta Beta, che è un altro personaggio di Walt Disney. Vedete Eta Beta con una bacchetta magica che ha sulla punta una stella, e dietro è rappresentato tutto l'ambiente, diciamo, degli astri, dell'universo. Questo Eta Beta scende sulla Terra con la sua bacchetta magica, fa cadere un pulviscolo dorato e miracoloso sul territorio di Solopaca, e l'orrente mite ed adatto il terreno a coltivare la vite e quindi l'uva, e quindi a produrre questo famoso vino DOC. Questo è il miracolo di Eta Beta. Ecco, appaiono sullo schermo delle signorinette vestite in costume e che arricchiscono con la loro bellezza il carro. Ecco il carro numero 13 del rione Cioso 1. Rione Cioso 1 è il tredicesimo carro, è il tredicesimo rione che presenta alla vostra attenzione il prodotto di parecchi giorni di fatica. Anche qui siamo in tema di cartoni animati. Il titolo è Willy il Coyote. Naturalmente anche questo carro farà felice i bambini. Vedete il famoso uccello bip 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 che cerca di sfuggire per la ennesima volta a Willy il Coyote. Cerca di colpirlo, ma non ci riesce. Ecco Willy che corre, passa pure sotto una galleria, ed inutilmente il coyote cerca di colpirlo con un cannoncino, perché voi sapete che l'uccello bip bip corre velocissimo. Questa volta però Willy il coyote tiene la speranza di colpirlo, perché cerca di aumentare i suoi riflessi bevendo del vino di Solopaca. Ecco il quattordicesimo carro preparato dalla bottega artigiana del rione e del gruppo ha creato i due personaggi Berlusconi e Baggio. Vedete come sono belli e come sono veritieri. Giovanni Forgioni è un artista solopachese ed è anche un valente pittore. Vedete come questo carro è articolato come grampre all'ordine di Apriti Sesamo di Ali Baba. Adesso lo vedremo meglio nei particolari, quando il carro si fermerà per qualche attimo qui davanti a noi. Vedete come la caverna grandissima ha un'enorme superficie che è stata naturalmente ricoperta di tutti i chicchi d'uva. Adesso potete ammirare il tesoro, e adesso vedete Ali Baba
Ecco Alibaba. Vedete i particolari del carro, anche questo è curato in tanta particolare. Adesso vedete il movimento di chiusura della caverna. Chiusura della caverna. Anche qui la favola è stata rivisitata ed è stata riscritta dalle signore del CIF. Ecco il carro della bottega all'estitrice dei Fonzi con il numero 15, si sta avvicinando. Ecco già sullo sfondo, vedete Berlusconi seduto e attaccato molto bene alle sue ricchezze, vedete. Poi si intravede Baggio, il pallone d'oro di Baggio. Ma Paperino non si lascia abbindolare né dalle ricchezze di Berlusconi né dal pallone d'oro di Baggio, ma ripiega su delle botticelle di vino, perché l'oro sta qua, dicono i nipotini, indirizzandolo nella via giusta. Bisogna ringraziare il pittore Forgione Giovanni, l'artista, il quale ha creato i due personaggi Berlusconi e Baggio. Vedete come sono belli e come sono veritieri. Giovanni Forgioni è un artista solopachese ed è anche un valente pittore. Vedete come questo carro è articolato, come grande, come ricco di particolari e di personaggi e di ambientazione. Questa volta io penso che gli amici del Rione Fonso abbiano fatto un bel centro, un bel gol con questo loro carro. Complimenti, complimenti, complimenti. Si presenta il carro del Rione Piro Poezio, La Bella e la Bestia. Naturalmente sono i personaggi di un recentissimo film di Walt Disney, bellissimo e apprezzato. Vi prego di soffermarvi sul vestito della bella, vedete, tutto fatto di chicchi di uva che per l'occasione sono stati leggermente verniciati per dare il colore a quel vestito. Diversamente sarebbe stato o del colore verde chiaro dell'uva bianca o rosso dell'uva rossa. Il castello, anche qui curato nei minimi particolari. Ecco, vedete quanta superficie è stata coperta di chicchi di uva. I personaggi animati, la candela, l'orologio, la tazzina. Quante ore sono state dedicate dagli amici. Si sta avvicinando il carro numero 17, quello del Rione Telesini. Titola Roger Rabbit, anche questo un film, anche questo è un film molto famoso. Vi ricordate il film di Roger Rabbit, che è un film costituito da cartoni animati e da personaggi e da persone vere.
la macchina, ecco il coniglio, questi sono i particolari della bella, da indiscrezioni anche questa bella signorina è stata scolpita dall'amico Giovanni Forgioni, complimenti. Vedete come si portano adesso queste gonne così aperte, aperte. Questa è una favola più per bambini grandi che per bambini piccoli. Ecco il coniglio che gira la testa. I fari della macchina, che sono costituiti da occhi che si muovono, che guardano, che scrutano. Di nuovo il nostro cameraman si sofferma sulla bellissima donna e sugli altri particolari del carro. È un telaio che tiene su un ricamo di una bella sirena.